Ciao gente, ciao amici di YouTube. È da un po' di tempo che ci venivo pensando e questa mattina mi sveglio e mi ricordo, è il 7 febbraio ed è esattamente da un anno che funziona il mio canale di YouTube Santen Chan. E quindi non ho avuto tempo fino adesso di fare un video speciale, anche perché come sanno le mie amiche e i miei amici di YouTube e anche tutti quanti gli altri, io non ho i soldi che sono disoccupato per comprarmi un editore video, così utilizzo quello che viene con il sistema operativo. Sono riuscito a trovare un editore per il mio tablet con il quale mi sto filmando adesso. Ho scoperto che la camera di dietro è meglio di quella davanti, ma bene, e poi preferisco usare il tablet che non la filmatrice, perché la devo collocare, trovare l'inquadratura, editare, scaricare al computer. Non c'ho l'USB 2 perché il computer mio l'ha perso. Ma bando alle ciance. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli iscritti al mio canale, e sono 138 iscritti al momento, però invece di enumerarli tutti enumererò tutti quelli che hanno lasciato degli interventi ai miei video: Matteo Moscatelli, Nicola Franceschi, Elo Viola, Mimmo Corcione, Yane Doe, che non so come si pronuncia, ma spero sia inglese, Jane Doe, Francesco Manfredi, Euristide Gomez, Amleta Bloom, Maurizio Genio, Eugenio Goya. E ce ne sono due che si chiamano Eugenio Goya, poi Ambrogio Del Pata e Nogra Music, che mi chiede, visto che gli è piaciuto tanto il video che ho fatto commentando il libro di Sanni Gesualdi di Frassica, mi chiede se per favore non potrei fare un ampliamento di quel un'ampliazione di quel video, e io lo accontenterò appena posso. E poi voglio dirvi che ho raggiunto le 23.542 visioni. Cambio di mano perché mi sono stancato il braccio. E quindi quello che dopo un anno di operare questo canale, uno si chiede, no? Ma che cosa ho fatto? Ho speso un anno di tempo anche per fare, non soltanto per fare il canale di YouTube Santen Chan. Purtroppo non ho potuto seguire nella stessa maniera anche i miei canali di Vimeo e Dailymotion. Ma uno vuole arrivare a delle conclusioni. Purtroppo da quando ho iniziato molti progetti sono rimasti in cantiere. Per esempio, adesso non mi ricordo chi ho enumerato della lista, però si complimenta con me per il video che ho registrato leggendo la vita del Buddha. Al più presto cercherò di leggere altri capitoli di quel libro, che non ha diritti d'autore, basta menzionare l'Abbucchio Dendo Kyokai. Non ho continuato quel progetto che ho fatto quasi subito da quando ho aperto il canale, perché per me gli incentivi è sapere che qualcuno mi segue, e quindi adesso che ho ricevuto un commentario favorevole a quel video, tratterò, anche perché ho capito che non sempre serve dare un formato molto grande, molto pesante ai video, soprattutto quando si legge in camera. Tratterò di continuare a leggere La vita del Buddha, opera della Bukkyo Dendo Kyokai, e tratterò di leggere qualcosa, qualche brano del libro di Sanni Gesualdi. Naturalmente continuate così a commentare i miei video e soprattutto farmi delle richieste, che se no non saprei magari che dire, perché ho tanti temi, soprattutto letterari. E poi un'altra cosa, che io fin da 12 anni volevo essere scrittore, però sempre mi ha demoralizzato il fatto che, a parte essere molto precisino, a essere molto esigente con me stesso, molto severo, e quindi uno arriva a congelarsi. Però il fatto, uno si demoralizza perché vede che gli editori è difficile che ti pubblichino. Allora
adesso vedo che con internet uno si può esprimere. Ai miei tempi, no, quando io ero molto giovane, non esisteva. Uno si può esprimere con internet e magari se gli vedono i video può iniziare a guadagnare qualcosa con i video. E io quindi vi pregherei a tutti voi di fare il click sui banner pubblicitari per iniziare a finanziarmi un po'. Sono disoccupato e come molti forse di voi anche e vorrei iniziare a avere degli incentivi per fare qualcosa di serio con questo, perché io vedo che tutta la mia necessità di esprimermi attraverso la scrittura la posso realizzare così. D'altra parte, quanti di noi, io stesso che ho molti libri, sono disposti a comprare un libro per 50 o 100 euro o 30 euro, quando quello lo si spende in luce e eventualmente lo si risparmia per comprare altri gadget elettronici. Invece, quanti di noi vedono video in internet e in YouTube? Quindi sarebbe da fare click nel banner pubblicitario e così che fare click non costa niente. E così magari si riesce a finanziare qualcuno che invece di vivere della scrittura, che ormai non rende più perché ci sono tonnellate di libri invenduti e migliaia di titoli al giorno che escono in Italia, almeno così magari i soldi a qualcuno gli arrivano, si può guadagnare bene e almeno vivere tirando a campare. E poi soprattutto almeno retrofinanziare l'attività, perché prima o poi il computer si brucia, il tablet si rompe, il cellulare te lo rubano o non si può più attualizzare. E quindi comunque ecco, lascio in cantiere anche, vediamo se continua a filmare il tablet perché mi sta a fare male al braccio. Lascio in cantiere dei video, devo fare un video un tutorial o una esporre qualcosa sul Nokia Asha 302, che è un ottimo cellulare ma che anche fra ieri sera e oggi mi è entrato 2 volte in 3G e mi ha prosciugato la prepaga. Io credo perché ho scaricato delle app e quindi non si può scaricare come con Android delle app perché subito ti attivano il 3G anche se l'avevi cancellato. Io ho sentito che è uscita la versione 15 o 14.90 del sistema operativo S40 mi sembra del Asha 302, però non riesco a attualizzarlo. Allora farò un tutorial per lanciare un appello a tutti i nostri amici della Nokia che facciano qualcosa perché il cellulare si possa attualizzare. Io non voglio mettere un firmware perché poi non te lo copre l'assicurazione e poi magari ti bruci il cellulare da solo. Io voglio attraverso l'attualizzazione inalambrica attualizzare il mio sistema operativo perché dicono quelli che l'hanno provato e che lo dicono da internet, quelli che hanno potuto attualizzare che finalmente il Nokia Asha 302 può disattivare il 3G e funzionare solo con il wifi di casa. Beh, fino adesso non so se mi sarà costato una cinquantina di euro sto scherzo che vado un wifi, poi accedo un'applicazione e mi parte il 3G e si mangia tutta la scheda prepaga. Quindi io non vedo l'ora che si attualizzi il sistema operativo a 15.9 o a 14.90, non so, ma deve succedere perché altrimenti io non compro più un cellulare Nokia con sto scherzo, manco se Lumia funziona in un modo diverso, perché o mi aggiustano con l'attualizzazione il mio Nokia Asha 302 oppure giuro che compro un... perché non mi ha dato mai problemi. Io ho fatto un altro video sul Nokia Asha 302, guardatelo, non mi ha mai dato problemi il Galaxy Young 5360, anche se c'è una memoria che è una chiavica, però almeno non si attiva solo il 3G. Mi sta facendo male anche l'altro braccio. Beh, che dire, per ringraziare tutte e tutti voi di avermi seguito per un anno, ho fatto un bilancio. Purtroppo non ho registrato tutto quello che volevo, soprattutto perché non ho editori di video e non saprei neanche usarli.
Vi prego di scusarmi per la mia dilettantezza nel fare video, ma li faccio soprattutto per condividere qualcosa con tutte e tutti voi. E poi, dato che io avrei voluto essere scrittore sin dai 12 anni e sono disoccupato, magari anche, non so, diventare, perché mi dicono che c'ho la partnership di YouTube, però fino adesso non ho guadagnato niente. Devo pensare al mio futuro. E poi un'altra cosa, che l'unico neo di YouTube è che mi scocciano basta che canto qualcosa o canticchio, pure se una canzone inventata da me, e mi chiedono se ho usato un software, se ho usato i diritti d'autore, pure quando mi registro con la camera davanti del tablet che c'ha un microfono che è un cesso. Perché me l'ha detto un mio amico di YouTube: ma che ti sei messo il cotone in bocca, fischi la S? No, è la telecamera di davanti, che è una telecamera 0,3, al contrario di questa che è 2 megapixel, l'altra è 0,3 megapixel. Allora si vede che c'è un microfono anche piccolino per fare le videoconferenze, ma le fa del cacchio. Allora, un appello a quelli di YouTube, insomma, se uno si fa un verso, un rumore, gna 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 gna, già lì i diritti d'autore, ti tolgono la monetizzazione. E non si può, ma uno non può anche neanche inventarsi una canzone. Poi c'è da dire un'altra cosa, che i generi musicali, cari amici di YouTube, sono standard, come dite voi. Cioè, io non posso canticchiare un tema, per farvi un esempio, ma tutto il rock c'ha le stesse armonie, sinfonie, melodie e armonie di base. Tutta la musica classica c'ha le stesse sinfonie di base, le stesse melodie. Cioè, basta prendere cioè un genere rock e tutte le canzoni hanno lo stesso ritmo di base. Nessuno va a chiedere i diritti d'autore perché lo stacco è lo stesso, no? E allora, se tu da casa canticchi qualcosa con uno stacco rock, ti chiedono i diritti d'autore. Ma quello è un genere musicale, non è che puoi registrare un genere musicale. O che metti una musica classica perché hai CD italiano e ti chiedono i diritti d'autore per una pubblicazione di musica classica di Australia o Stati Uniti. Ma tu c'hai la registrazione che hai comprato in Italia e la cassa discografica italiana non ti chiede niente. Vabbè, grazie a tutti per seguirmi anche adesso. Scusate se vi rubo del tempo. Cioè, il bilancio è stato molto magro. Vi prometto di fare di meglio in futuro e grazie a tutti voi per sostenermi. Ciao! E mi raccomando, a te, caro Marco, sì, ti seguo sempre, soprattutto in internet adesso, ma non guardo quello che fai nella 7 perché è troppo largo, 3-4 ore episodio. Vedo delle schegge, o magari quando parli in piazza. Caro Marco Travaglio, ma perché non mi rispondi ancora? Io sono disoccupato, avrei voluto fare il giornalista e lo scrittore dai 12 anni, ti seguo sempre, e che vuoi di più? Una persona brillante come me, che si è letto tutte queste cose, che già 138 seguaci in YouTube e ha caricato tutti i video che ha caricati, ti invito a guardarli, le recensioni letterarie. E poi, se vorrai, e io accetterò volentieri, come cerco di accettare le richieste di tutti i miei seguaci, di parlare del buddismo, di parlare di Nino Frassica e di Sani Gesualdi. Se tu mi chiedi qualche cosa di giornalismo, di farti un informe o un dossier, certo non ho gli effetti speciali che ci vorrebbero, non verrà qualcosa come Anno Zero, Mizer, La Storia Siamo Noi, Blu Notte, Samarcanda, ma verrà qualcosa. Quindi, se ti interessa, fammelo sapere. E poi, se vuoi sfruttare la mia opera, è chiaro, io sono disoccupato, sarà a tua disposizione. E poi chiedimi degli articoli.
Ciao Marco, in bocca al lupo. Ciao.